Randy, conoscendo il personaggio, credo sarai contento, ma fino a un certo punto, considerando un po' i problemi che ci creano la tua cura. Noi abbiamo problemi nostri durante la settimana, su cui dover lavorare, dobbiamo affrontare. Questa sera abbiamo giocato, per esempio, contro il giocatore più in forma per noi che è Natali, che non riusciva completamente a tenere la palla in mano. Per noi è stato un grosso problema anche nella rotazione. Alla fine, come si vedeva, Collins è arrivato un po' col fiato tirato, frutto della mancanza anche di possibilità un po' di ruotare, per il fatto che Nick si è allenato di fatto due volte, ma solo per la corsa. In tre allenamenti durante la settimana avrà fatto, penso, tre tiri, uno per allenamento giusto per provare, ma non riusciva a tirare. Ed era il giocatore che ci poteva aprire il campo, che ci poteva dare cambio su Young per difendere come volevamo anche nel terzo quarto su Green. Avevamo preparato determinate cose, le abbiamo portato a sparazzi avanti. Penso anche che nei primi due quarti abbia inciso parecchio il metro arbitrale. 14 falle a 7 non succede spesso in casa. Loro sono rientrati via i tiri liberi e di fatto sono rientrati, ma recriminiamo sul metro, non sulle recriminiamo proprio sul metro arbitrale, perché molte palle perse sono state indotte da mani addosso, da situazioni di spinta, da difesa sporca. Dall'altro lato venivano sanzionate come falli, tant'è che noi già avevamo con tre falli Natali, tre falli Filloi, due falli Maresca, due falli Young, due falli Fantoni, due falli Top. Quindi eravamo in una situazione difficilissima, tant'è che siamo stati costretti a riaprire il terzo quarto con Fantoni e Top assieme, perché erano quelli che avevano meno falli, cercando di portare un po' avanti la partita nel tempo. E ci siamo riusciti, nonostante abbiamo sofferto per il loro ritorno. Poi quando abbiamo rimesso nuovamente Filloi da 4 e stabilito un po' il nostro quintetto tipo, abbiamo riaperto il campo. Bravissimo è stato Maresca in tante situazioni a toglierci le castagne da fuori, dal fuoco, con tiri da fuori aperti completamente. In generale bravi siamo stati a non perdere la testa, anche se dobbiamo limare piccoli errori, che è normale che in questa fase, con una squadra tutta nuova, ci siano di alti e bassi, di gestione del timing dei giochi, della partita, della scelta dei giochi. E poi onore va dato anche a Ferentino, perché è una squadra contro la quale è difficile giocarci. Io contro Franco ci avrò giocato almeno 20 volte in carriera, ma ogni volta è una battaglia, perché è difficile giocarci per via di queste difese alternate che ti tolgono ritmo e ti portano a pensare. Già quando tu sei in difficoltà con cui ti stanno in campo, fai più fatica a pensare. Loro sono stati bravi in questo, però noi abbiamo mantenuto sempre la calma e nel finale, senza l'ingenuità di Young sulla penetrazione di Bucci, l'avevamo già chiuso. Senza le ingenuità in generale di Young, anche in campo aperto, potevamo chiuderla prima. Essere più concreti è quello che si chiede, però un giocatore dal talento smisurato, perché secondo me lui non si rende conto delle potenzialità che ha, secondo me ancora non se ne è reso conto, però giocava in una squadra in cui si diceva di correre e tirare. Qui gioca in una squadra con tanta gente accanto che fa canestro e quindi deve stare in un sistema. E stasera sono contento per lui, perché i 25 punti che ha fatto li ha fatti all'interno del nostro sistema. Dobbiamo limare quelle 3-4 ingenuità che ha commesso e che ci stavano costando anche caro. Però siamo alla seconda di campionato, ci prendiamo la vittoria, che è quello che conta di più. Abbiamo modo di lavorare durante la settimana, abbiamo recuperato. Questo ringrazio lo staff medico Maresca in tempi record. Con Natale ci vuole un po' più di pazienza, perché è un infortunio non complicato, ma noiosissimo, per cui ha bisogno sicuramente di qualche settimana in più, però con le vittorie poi si lavora meglio durante la settimana. E noi da questa partita prendiamo soprattutto gli errori, e su quello lavoreremo per migliorarci. Coach, io vorrei sottolineare anche le buone risposte di Antonio. Però lui è indietro ancora, è molto, non è il giocatore che conosco io, che ho visto io, che conosce Ugo dall'anno scorso anche a Sassari, o io per averlo allenato a Brindisi. Lui ha pagato tantissimo il fatto che durante il precampionato si sarà allenato 7-8 volte in 30 giorni, e quindi alla fine lo paghi. Però ripeto, abbiamo tutto il tempo per metterlo anche lui
in carburazione e per portarlo a un rendimento vicino a quello dei compagni. Le qualità di base ci sono, il giocatore è un giocatore di una freddezza assoluta, e lui però soffre del fatto che non riesce a fare le sue cose, gli mancano spesso le gambe, è un attimino in ritardo su alcune situazioni, però col tempo sono cose queste che si migliorano e non preoccupano più di tanto. Quando tu conosci il giocatore sai quello che ti può dare e quello che ti darà nel tempo. Il fatto di aver fatto 89 punti è un segnale, e soprattutto di aver fatto 89 punti contro una squadra che non ti fa giocare bene, perché con il cambio di difese, hanno fatto 1-3-1, hanno fatto 2-3, uomo, box one su Collins nell'ultimo quarto, hanno cercato di toglierci il ritmo di partita. Segnare 89 punti contro questo tipo di difese è anche merito della squadra, che ha lavorato durante la settimana su determinati aspetti e poi lo abbiamo messo un po' in pratica. L'unico rammarico, ripeto, sono i primi due quarti, nel senso che potevamo chiudere con ampio margine per come avevamo iniziato, e sono stati falli, proprio i falli, i tiri liberi concessi a limitarci. Sì, sarà un'altra partita dura, perché Brescia piano piano stanno entrando anche loro in condizione, perché avevano giocatori reduci da infortuni come Di Bella, Tamar Sley, e piano piano li stanno recuperando, li stanno mettendo, Giddens è arrivato tardi, quindi li stanno mettendo anche loro in ritmo. Andiamo là e giocheremo la nostra pallacanestro, sapendo che è un campo difficile, sapendo che se noi facciamo le nostre cose, difendiamo con l'intensità che stasera si è vista nel primo e nell'ultimo quarto, sicuramente abbiamo da giocarci le nostre chance. È una partita importante, sicuramente non sono partite decisive, perché stiamo parlando del nulla dopo la seconda giornata di campionato, però è un test per noi importante, che ci deve dare soprattutto risposta a noi stessi di quello che siamo e di quello che possiamo ottenere in questo campionato.